Ciao ragazze, allora nuovo video spesa. Mi sto preparando per domani che è lunedì e inizierò le gocce fatidiche naturali. Per chi di voi mi ha già seguita su Instagram sa già di cosa parlo, l'ho accennato anche qui su YouTube. Ma bando alle ciance, come dico sempre, inizio con la mia spesa abbastanza sana perché non vivo da sola, insomma, quindi qualcosina anche per Ricky, qualcosa per Fede, però vi faccio vedere un po' tutto cosa ho preso per questa nuova settimana. Allora, intanto le mie solite gallettine preferite di mais, queste qui sono biologiche e le trovo al PAM. Poi, vabbè, 10 uova allevate a terra che prendo sempre perché avevamo finito. Poi ho preso il mais della Bunduel. Ho preso i borlotti, questi qua. Poi ho preso un po' di omogenizzati anche per la piccolina, quindi già che ci sono vi mostro anche questi. Allora, questo qui è vitello, manzo. Poi qua c'è altre due confezioni di gallette, quelle che avete visto prima. Scusate la luce, ma è già un po' tardino qua, quindi è già un po' buio fuori, ho acceso la luce, ma queste ve le faccio vedere dopo. Poi banane. Qua c'è un'altra confezione di borlotti. Poi un po' di pomodori, questi qua da insalata, non so come si chiamano. Pomodoro perino rosso, quelli un po' lunghi, adesso mi sfuggono i nomi. Poi il primo sale, messaggino su Facebook. Primo sale, poi 2 litri di latte della PAM, appunto PAM Panorama, parzialmente scremato. Eccoli qua, mettiamo qui. E poi delle pere che volevano scappare dal sacchetto praticamente. Questi sacchetti sono meravigliosi perché ora si pagano e non servono assolutamente a nulla, cioè a volte esce la roba, poi li butti, cioè non li puoi neanche tenere, però 2-3 centesimi al supermercato. Vabbè, comunque, pere, queste qua sono le abate, sono quelle un po' più croccanti, io preferisco quelle. Poi confezioni di insalata come se non ci fosse un domani perché mangerò principalmente verdura e frutta. 99 centesimi il lattughino perché la mia amata Valerianella non c'era, quindi due confezioni, anzi tre. Voilà, qua c'è la terza. Mamma mia quanto sarà buio sto video, però vabbè, spero vediate qualcosa. Messaggi su Facebook come se non ci fosse un domani. Tra l'altro, se non mi seguite su Facebook, seguitemi, vi lascio il mio nome giù nell'info box. Poi pane bianco per Fedino, che lui vuole questo qui. E per me, per noi, abbiamo preso quello integrale. Cercherò di limitarlo comunque, però una fetta o due, quando capita, meglio averlo integrale. Qua crolla tutto. Speriamo non cada tutto per terra. Aspettate che giro il sacchetto. Poi altri omogenizzati, penso di frutta, no, questo è pollo. Poi c'è frutta mista, che è il preferito di Alessandra, frutta mista e frutta mista. Altro mais. Poi succo alla mela per la scuola di Federico, perché se li porta a scuola. Marshmallow per Fedino, li ha voluti. In realtà dobbiamo dircela tutta, non è che li ha voluti solo Federico, li ha voluti Riccardo perché mi ha detto che aveva le voglie oggi che è domenica, quindi siamo ancora in tempo eventualmente, quindi non so se aderirò anch'io a questa iniziativa, però voleva fare la cioccolata con i marshmallow dentro. Però non ha trovato quelli piccoli da cioccolata, quindi boh, penso che gli taglierò questi qua grandi perché c'aveva le voglie.
ovviamente per l'appunto la cioccolata, che palle ha preso quella fondente che a me non piace, lo sa. Lui lo sa che non mi piace il cioccolato fondente, anzi mi fa anche starnutire, non so perché. L'amaro del fondente mi fa avere questa reazione, probabilmente per un discorso di sensibilità, non so spiegarvelo, anche perché ho fatto tutti i vari test da più giovane, e, quando ero ancora con i miei, e non sono risultata allergica né alla cioccolata, né al cioccolato fondente, nessun tipo di cioccolata, e quindi è un discorso di sensibilità. Però lui lo sa, e a Pasqua mi è arrivato l'uovo al cioccolato fondente e ora la cioccolata a gusto fondente. Ottimo così, amore mio. Poi rigoni di Asiago, la mia preferita, fragole e fragoline di bosco, la mia preferita per eccellenza, la amo perché è un prodotto biologico, ma non è per me essenziale sinceramente che sia un prodotto biologico, mi piace perché non ha frutta aggiunta all'interno, ma io ormai la marmellata la prendo così anche quando non sto a dieta o non guardo principalmente la linea, ecco. Mi sono un po' fissata con la marmellata solo frutta, che è un bene, no? Fragole, fragoline di bosco è la mia preferita. Ok, hanno sfasciato qualcosa, comunque è buonissima. Poi, fesa di tacchino, pacchettino fresco. Poi, due confezioni di sottilissime. Sono le mie preferite, cioè piace un po' a tutta la famiglia perché sono super sottili. Se c'è una cosa che io odio è il pollo a fette spesso, l'ho preso una volta perché non trovavo le sottilissime e mai più, piuttosto non prendo il pollo, piuttosto prendo i cosciotti, ma a fettine così, se non sono le sottilissime, io non le riesco a mangiare, cioè proprio non mi va. Soprattutto se è fatta, vabbè, ma in tutte le salse, cioè o la taglio a tocchetti, se una fetta spessa o la taglio a tocchetti, faccio tipo gli straccetti di pollo, ho fatto a fetta, deve essere super sottile. Queste qua sono veramente sottilissime, non costavano neanche tanto, 2,72 euro a confezione, ce n'è 250 grammi a confezione più o meno. Poi Riccardo si è preso la sua birrozza solita, poi ci sono due confezioni di passata, che eravamo senza pomodoro, sempre della marca PAM. Poi una ricottina, perché alla fine quando ci si tiene, quando si cambia un po' il regime alimentare, i formaggi un po' concessi sono il primo sale e la ricotta, perché gli altri sono grassi praticamente. E poi latte perale, il solito che prendiamo dell'Aptamil, Aptamil 2, e ce ne sono 4. Voilà, ok. Qua c'è un buono sconto di 5 euro su una spesa minima di 30, valido da lunedì 7 ottobre a domenica 13 ottobre, quindi lo terrò sicuramente da parte. E poi vi faccio vedere anche, però Riccardo ha sbagliato, adesso mi uccidi, ciao, no scherzo, allora, perché è andato lui a fare la spesina che la bimba dormiva, quindi non ci siamo sentiti di svegliarla apposta per andare a fare la spesa, quindi è andato lui a prendere queste cose. E c'è la raccolta punti da PAM sulle Moleskine, che io adoro e non le ho mai comprate perché sono stracare veramente, cioè io non spenderei mai 20 euro per un'agenda, ma proprio mai 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 mai. Tutte le agende che ho, e sono un po' una fanatica delle agende, infatti Ricky mi dice sempre basta agende, ne abbiamo un sacco, lo so, però qua c'era la collezione delle Moleskine, non potevo lasciarle. E quindi potete prendere con soli 10 bollini, mi pare che al PAM con 10 euro già vi danno un bollino, quindi facendo poi una spesa già tipo questa che è sui 50 euro, già vi danno 5 bollini, quindi è facile prenderle. E ho preso questa qui classica, adesso c'è nel riflesso della videocamera, quindi non vedete un tubo, comunque classica, quindi dovrebbe essere a righe, come nell'immagine, poi si vedono anche da qua che sono righe, ed è bellissima, poi bella grande, cioè proprio una bella agenda. E l'altra me l'ha ripresa uguale classica, ma in realtà volevo quella per le ricette, infatti andrò a cambiarla sperando che me la cambino, gliel'avevo detto ma si è sbagliato poverino,
E quindi niente, questa è una classica, di due classiche non me ne faccio nulla. Quindi vado poi a cambiarla perché c'è proprio, adesso non ho più, perché i due foglietti raccogli bollini li ha già dati tutti e due. Con questa spesa ha completato l'ultimo e gliel'ha dato. È molto carina la Moleskine dedicata alle ricette perché puoi segnarti tutte le ricettine, proprio studiato apposta anche dentro per compilarlo per le ricette. Quindi ci tenevo ad avere anche quello. Quindi andrò poi a cambiarlo. E basta, direi che questa è tutta la spesina, non ho altro da mostrarvi, spero vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto un po' di compagnia, come vedete pian piano sto tornando, la faccia da malata ancora c'è, ma vi assicuro che sto molto meglio. Vi mando un bacione e al prossimo video, ciao!